volevo farvelo provare su un pezzettino di pane che abbiamo messo nel piatto. E ognuno, abbiamo messo anche una goccia di olio, per quanto riguarda l'olio è un olio di orti, cioè il mio olio che tenevo a casa, per cui è una varietà sannita anche quella. E c'è un mezzo pomodoro tagliato, se con le, ognuno con le mani può schiacciarlo sul pezzo di pane e mangiare pane e pomodoro. Vogliamo partire, scusami, partiamo tutti insieme, così a tutti possiamo dire il profumo piuttosto che il sapore. D'accordo. Chiedo soltanto di non cominciare, in modo che tutti quanti insieme poi siamo in grado di seguire quello che ci spiegherà Luigi. Laura. Nel piatto, oltre che al pane di Vincenzo, e Vincenzo penso che il forno di Vincenzo lo conoscete tutti, è inutile dire, è il nostro progetto sociale adottato per il quale cominceremo per quest'anno anche al mercato a dare un sostegno perché vorremmo che questo forno di Vincenzo nel 2022 si accendesse e di questo poi avremo modo di parlare. Nel piatto trovate diverse cose, quindi il pane di Vincenzo, trovate il pomodoro del quale stiamo parlando, Verneteco, trovate una patata speciale e Luigi ci dirà ancora che cos'è questa patata, perché è speciale davvero, e trovate delle briciole di un tarallo, anche di questo parleremo, oltre all'olio che probabilmente è un olio che viene dalle zone vostre. Il mio olio. È l'olio di Luigi, quindi anche di quello magari ci può dire qualche cosa. Allora, sull'olio ti ha seguito il professore Pallone a suo tempo? Guarda che piatto completo! No, è un olio di orti, cioè è una delle varietà Siccome Gaetano me ne aveva parlato, l'olio di orti, come è stato detto. Penso che sia quello più che merita, oltre alla... Teniamo altri cultivari come la racioppella, come l'ortolana, come ulivi minori con la spinosa che è diventata presidio anche per quanto riguarda la spinosa o la fermenella. Cioè. Però l'olio di ortice è quello che più conosciuto e per alcune caratteristiche organolettiche si avvicina molto alla ravice della provincia di Avellino.